Hello Freaks! Oggi voglio raccontarvi l'incredibile storia della famiglia Sotter e ciò che successe nella notte a cavallo della vigilia di Natale, il 25 dicembre del 1945. È un caso così famoso da essere stato affrontato in tutti i modi possibili. Ma se fate parte di quelle persone che invece ancora non conoscono la storia della famiglia Sotter, spegnete le luci, mettetevi comodi e iniziamo! Prima di parlare dell'evento scatenante, dobbiamo fare un passo indietro per conoscere al meglio tutti i retroscena che hanno portato allo scoppio letterale di questo caso. La storia della famiglia Sotter parte da un uomo chiamato Giorgio Soddu. Giorgio nasce a Tula, in Sardegna, nel 1895. Nessuno ha mai saputo il perché, ma ad un certo punto, giunto all'età adolescenziale, emigra negli Stati Uniti nel 1908. Ha precisamente 13 anni. Registrato e riconosciuto col nuovo nome di George Sodder, è accompagnato dal fratello maggiore a cercare fortuna. Molti, già all'epoca, sono emigrati negli Stati Uniti e stanno facendo effettivamente i loro soldi e stanno creando una pianta stabile. Purtroppo, però, il fratello decise di ritornare indietro in Italia. Giorgio quasi immediatamente si ritrova da solo ad Ellis Island e con una New York davanti a sé. Giorgio, ma oramai è giusto chiamarlo George, è temerario e non si scoraggia. Trova lavoro sulle ferrovie della Pennsylvania, trasportando acqua e rifornimenti ai lavoratori. E dopo alcuni anni si trasferisce a Smithers, nel West Virginia. Intelligente e ambizioso, George ha prima lavorato come autista e poi imparato il mestiere, diventando imprenditore. Lancia la sua società di autotrasporti, commerciando terra per l'edilizia e successivamente merci a carbone. La sua vita è quasi perfetta a quel punto. Gli affari vanno bene e si è stabilito ufficialmente in America e solo un incontro d'amore potrebbe rendergli la vita perfetta. E questo accade quando un bel giorno entra in un negozio locale chiamato Music Box. Lì incontra la figlia dei proprietari, la bellissima Jenny Cipriani, anche lei immigrata italiana come lui. Ma lei viveva lì da quando aveva 3 anni. George e Jenny sono affiatati e felici. Si sposano ufficialmente e mettono su famiglia. Tra il 1923 e il 1943 nascono ben 10 figli. In ordine sono John, Joe, George Jr., Marion, Morris, Martha, Lewis, Jenny, Betty e Silvia. Tutti quanti si stabilirono a Fayetteville, nel West Virginia, una città che vanta una piccola ma attiva comunità di immigrati italiani. I Sotter hanno una bella casa e c'è spazio per tutti, nonostante i numerosissimi figli. I Sotter sono, per come li ha definiti un magistrato della contea, una delle famiglie della classe media più rispettate in circolazione. George ha davvero successo sul lavoro e non è mai stata riscontrata nessuna criticità all'interno della sua grande famiglia. Sembra essere un ottimo padre e un gran lavoratore. Però, come tutti, ha anche lui i suoi difetti. Vedete, la particolarità di George è che è troppo convinto delle sue argomentazioni. Non ha peli sulla lingua ed esprime liberamente le sue forti opinioni su tutto, dagli affari all'attualità, fino alla politica. Nonostante non parli mai del suo passato italiano, parla invece molto volentieri di tutto il resto. George non si fa molti amici negli anni, a causa proprio di queste sue opinioni. In particolar modo, non va molto a genio agli altri italiani della comunità in cui vive.
Giorgio è fortemente contrario al fascismo in Italia ed esprime pubblicamente il suo odio verso il dittatore Mussolini. Molti però in zona lo vedono diversamente e iniziano a guardare male la famiglia Sodder. Nei giorni di quell'inverno del 1945, la famiglia assiste a momenti piuttosto strani. Una volta hanno parlato con un individuo che si trovava attorno alla loro casa per motivi di lavoro. Notò due fusibili non messi proprio bene e lo fece notare a George, dicendogli apertamente: «Attento, che questo provocherà un incendio un giorno». Strano, pensò George. Aveva appena fatto controllare il cablaggio dalla compagnia elettrica locale, la quale prontamente lo rassicurò. Quindi passò oltre a questo episodio. Ma poco tempo dopo, i Sodder, in quel periodo, vivono un'altra esperienza strana. Più o meno nello stesso intervallo di tempo del signore che ha notato i fusibili, un altro uomo ha interagito con loro. Sembrerebbe essere stato un venditore, e questo avrebbe cercato di vendere un'assicurazione sulla vita a George. Lui si rifiutò prontamente, ma da lì deve essere partita una discussione accesa, perché il venditore si è arrabbiato moltissimo. Tra gli insulti, questo venditore gli disse questa frase terrificante: «La tua dannata casa sta andando in fumo e i tuoi figli saranno distrutti. La pagherai cara per quello che hai detto contro Mussolini». Per ultimo, anche i figli più grandi di Sodder ricordano qualcosa di strano avvenuto proprio in quei giorni. Praticamente poco prima di Natale hanno notato un uomo parcheggiato lungo la US Highway 21, quindi abbastanza vicino a casa loro. Quest'uomo li osservava più in particolare i bambini più piccoli, mentre tornavano a casa da scuola. Nessuno sa spiegarsi questi eventi strani. I Sodder continuano comunque a vivere la loro vita come se nulla fosse. Ma è evidente che da qualche parte c'è del malcontento. George non sembra più essere ben voluto, neanche dai suoi stessi connazionali. Il resto della famiglia non pare preoccuparsi troppo per quello che accadrà poco prima della festa più dolce del mondo. Per loro, quel Natale sarà fatto di sangue e fuoco. Poco prima della mezzanotte del 25 dicembre del 1945, alcuni dei figli dei Sodder hanno già aperto alcuni regali e tutti gli altri si sono addormentati. Ad un certo punto, uno squillo del telefono rompe la quiete prenatalizia di quella dolce e spensierata sera innevata. Jenny, la madre di 10 bambini e i compagni di George, si precipita a rispondere. Le sembra strano che qualcuno chiami a quest'ora e in quel giorno così importante. Una voce femminile sconosciuta, dall'altro capo della cornetta, chiede un nome sconosciuto. Si sentono risate fragorose e bicchieri tintinnanti sottofondo. E Jenny, non capendo, pensa che si trattasse soltanto di qualcuno che aveva sbagliato numero. Quindi risponde: «Numero sbagliato». E poi riattacca. I bambini intanto sono andati a dormire. Il silenzio cala nella casa dei Sodder. La signora Jenny, tornando a letto, in punta di piedi, nota che tutte le luci del piano di sotto sono ancora accese e le tende sono ancora aperte. Pure la porta d'ingresso risulta essere aperta. Vede una delle sue figlie, Marion, addormentata sul divano in soggiorno e pensa che gli altri bambini siano già saliti al piano di sopra e che siano a letto. Quindi la madre di famiglia spegne tranquillamente le luci, chiude le tende, chiude a chiave la porta e torna nella sua stanza. Ha appena cominciato a chiudere gli occhi quando sente un forte scoppio provenire dal tetto e poi, a seguire, un rumore di rotolamento. Anche questa volta non sa di cosa si tratta, ma non ci bada molto, dato che stava per addormentarsi. Forse pensa di aver avuto un'allucinazione. Ma un'ora dopo, anche se una fonte riporta di come fosse mezz'ora dopo, la signora Jenny viene svegliata ancora una volta. Ma adesso, a svegliarla, è un fumo denso e pesante che si avvicina nella sua stanza. Giusto il tempo di capire cosa stesse accadendo quella notte. Poco dopo scoppia un vero e proprio incendio in casa Sodder. Jenny sveglia suo marito George. Entrambi, tra grida disperate, escono dalla stanza e cercano di svegliare i loro 9 figli, perché il secondo genito non si trova a casa quel giorno, poiché si trova nell'esercito.
Jenny, George e quattro dei loro figli riescono ad incontrarsi nei corridoi tra quel calore distruttivo. Tra grida disperate e una fuga rocambolesca, riescono ad uscire da quella casa e a mettersi al riparo poco distante in un punto innevato. George, però, si rende conto, solo a quel punto, che mancano gli altri cinque figli. Non trovandoli, tutti in quel momento pensano che siano rimasti dentro, in pericolo di morte. George, allora, cerca di recuperare quegli ultimi cinque figli. Rompe una finestra per rientrare in casa, tagliandosi il braccio nel tentativo. C'è troppo fumo e non riesce a vedere bene all'interno. Il fuoco ha invaso oramai i piani inferiori e persino la scala interna. L'unico modo per raggiungere la soffitta, ovvero le camere dei bambini, è entrare proprio da sopra la casa. Ma è pericoloso. Le fiamme uccidono e diventano sempre più minacciose col passare dei secondi. George, allora, corre di nuovo fuori, sperando di raggiungerli attraverso le finestre del piano di sopra. Ma la scala che era sempre fuori casa, appoggiata al muro, stranamente, era sparita. In quel momento ha allora un'altra idea. Decide di guidare uno dei suoi due camion da lavoro fino alla casa. E da lì avrebbe utilizzato questi per salire in cima al tetto, per raggiungere la finestra. Ma anche se quei veicoli avevano funzionato perfettamente il giorno prima, in quel momento nessuno dei due si metteva in moto. A questo punto la faccenda si fa tragica. George pensa a qualcos'altro. Cerca di raccogliere l'acqua da un barile pieno di acqua piovana, ma lo trova solido, congelato per il freddo. Nonostante gli sforzi, sembra impossibile salvare gli ultimi figli rimasti, bloccati all'interno del fuoco. L'ultima cosa che resta da fare è chiamare i soccorsi. Una delle figlie di fuori, Marion, corre a casa di un vicino per chiamare i vigili del fuoco, ma non riuscì ad ottenere alcuna risposta dall'operatore. Un vicino che ha visto l'incendio chiama da una taverna vicina. Ma ancora una volta, nessun operatore risponde. Esasperato, questo vicino arriva in città e rintraccia il capo dei vigili. Gli spiega velocemente il disastro. La cosa strana è che i vigili del fuoco si trovano a poco più di 3 km di distanza dalla casa in fiamme. Ma nonostante questo, arrivano troppo tardi. Arriveranno alle 8 del mattino. A quel punto, la casa dei Sodders è stata ridotta ad un mucchio di cenere fumante. Non c'è più nulla da spegnere, solo da recuperare. Molto probabilmente, quei poveri 5 bambini sono deceduti tra atroci dolori. George e Jenny sono devastati più che mai. Ora capiscono tutti quei segnali d'allarme ricevuti giorni prima. In un primo momento pensano non tanto alla loro condizione, ma alla perdita dei 5 figli. Ma dopo una breve ricerca condotta dalla polizia, sopraggiunta da lì a poco, unita a quella di vigili del fuoco, le ricerche non rivelano tracce di resti umani. All'interno della casa non si trova nulla. Il corpo della polizia suggerisce che l'incendio forse è stato abbastanza caldo da cremare completamente i corpi di quei poveri 5 bambini. Un ispettore della polizia setaccia le macerie e attribuisce lo scoppio dell'incendio ad un cablaggio difettoso, proprio come gli era stato predetto tempo prima George. Nella sua testa c'è un vero tornado di emozioni e pensieri terribili, ma come in tutte le teste dei Sodderly presenti. Nessuno si capacita di come un cortocircuito abbia mandato in fiamme un'intera casa. E com'è possibile che degli ultimi 5 figli non sia rimasto nulla? Possibile che il fuoco li abbia carbonizzati così all'istante? George è il primo che vuole vederci chiaro. Infatti viene a sapere da una persona fidata che un corpo non può sciogliersi subito e così tanto. Ci vorrebbero delle ore. E per fortuna l'incendio, in realtà, si era già spento molto prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Molte cose qui non quadrano. Quei bambini, forse, sono ancora vivi. Si continua quindi con le indagini. Un addetto alle riparazioni telefoniche riferisce ai Sodder che le loro linee sembravano essere state tagliate, non bruciate. Si sono resi conto che l'incendio fosse stato di matrice elettrica, quindi il risultato di cablaggi difettosi, come affermato dal funzionario.
Allora l'elettricità sarebbe stata interrotta. Quindi, come spiegare le stanze illuminate al piano di sotto se apparentemente non c'era la luce in casa? Com'è possibile tutto questo? Ma ad un certo punto, un testimone si fa improvvisamente avanti, affermando di aver visto un uomo, sulla scena dell'incendio, prendere un oggetto usato per rimuovere i motori dalle auto. Potrebbe essere stato lui il motivo per cui i camion di George si sono rifiutati di partire, forse? Tutto questo è un vero disastro. Ci sono domande su domande. Giorni dopo i fatti, mentre la famiglia sta visitando il sito di quella che un tempo era casa loro, Silvia, la figlia più piccola, trova un oggetto di gomma dura nel cortile. Jenny, la madre, ricorda di aver sentito un forte tonfo sul tetto, seguito da un rumore di rotolamento, prima dell'arrivo delle fiamme. George, allora, conclude che quell'oggetto potrebbe essere una bomba a mano, del tipo usato in guerra. L'intero caso si trasforma in un giallo sempre più criptico. Col passare dei giorni, la famiglia affissa un grande memoriale, in modo da far interessare tutti i curiosi possibili. E come avviene spesso in questi casi di sparizione, arrivano delle segnalazioni di avvistamenti. Una donna afferma di aver visto i bambini scomparsi, intenti sbirciare da un'auto di passaggio, mentre era in corso un incendio. Un'altra donna, che gestisce una fermata turistica tra Fayetteville e Charleston, a circa 80 km ad ovest, dice di aver visto i bambini la mattina dopo l'incendio. Racconta di aver servito loro la colazione e dice: «C'era fuori anche un'auto con targa della Florida». Poi un'altra donna si fa avanti. Questa lavora in un hotel e dice di aver visto la foto dei bambini su un giornale e poi di aver visto 4 dei 5 scomparsi una settimana dopo l'incendio. La donna dice quanto segue. I bambini erano accompagnati da 2 donne e 2 uomini, tutti di origine italiana. Non ricordo la data esatta. Tuttavia, l'intero gruppo si è registrato in hotel e alloggiato in una grande stanza con diversi letti. Si sono registrati verso mezzanotte. Ho cercato di parlare con i bambini, in modo amichevole, ma gli uomini sono apparsi ostili e si sono rifiutati di permettermi di parlare con loro. Uno degli uomini mi guardò, in modo orribile. Si voltò e cominciò a parlare velocemente in italiano. Immediatamente l'intero gruppo ha smesso di parlarmi. Sentivo di essere stata come congelata e quindi non ho detto altro. Sono partiti, presto, la mattina seguente. Nel 1947, 2 anni dopo i fatti, i genitori non mollano, nonostante gli anni passati tra congetture fuorvianti e falsi avvistamenti. Inviano una lettera all'FBI, sperando di ricevere il loro aiuto. Ricevono miracolosamente una risposta, che recita così: «Sebbene mi piacerebbe essere al vostro servizio, la questione di cui lei parla sembra essere di carattere locale e non rientra nella giurisdizione investigativa di questo ufficio». Da notare però che poi, anni dopo, l'FBI avrebbe voluto e potuto effettivamente aiutare nel caso, se solo avessero potuto ottenere il permesso dalle autorità locali. Ma la polizia di Fayetteville e i vigili del fuoco hanno sempre rifiutato il loro intervento. Non è mai stato detto il perché di questa scelta, ma è facile immaginare la rabbia dei familiari che si stanno vedendo chiuse le porte da ogni parte. Ed è qui che si inizia a sentire l'odore del complotto. Per cui, decisi a far da sé, i Sodder si rivolgono ad un investigatore privato di nome Tinsley. Questo investigatore scopre effettivamente delle cose molto strane e particolari. Sentite bene. Scopre che il venditore di assicurazioni che aveva minacciato George è stato un membro della giuria del coroner, che ritenne che l'incendio fosse stato accidentale e non appiccato di proposito. Sempre il detective Tinsley sente una storia curiosa da un ministro di Fayetteville sul capo dei vigili del fuoco. Costui, il capo dei vigili del fuoco per l'appunto, aveva detto che non erano stati ritrovati dei resti. Eppure qualcosa salta fuori. L'investigatore scopre che in realtà è stato rinvenuto un cuore tra le ceneri di quella casa.
Il capo dei vigili del fuoco, però, non lo disse a nessuno e con la complicità del venditore di assicurazioni lo nascose all'interno di una scatola di dinamite e lo seppellì sulla scena. Scoprendo questo imbroglio, l'investigatore privato assunto dai Sodder convince il capo dei vigili del fuoco a mostrare a tutti il posto in questione. Insieme scavano e trovano la scatola. C'è effettivamente quello che sembra essere un organo umano al suo interno. Portano allora direttamente la scatola ad un direttore funebre locale, il quale lo analizza e rivela a tutti che si tratta di fegato di manzo non toccato dal fuoco. Poco dopo, i Sodders sentono voci, secondo cui il capo dei vigili del fuoco aveva detto ad altri che il contenuto della scatola non era stato affatto trovato tra le macerie di casa e che lo aveva messo lui, che lo aveva seppellito tra le macerie, nella speranza che il ritrovamento dei resti avrebbe placato abbastanza la famiglia da fermare le indagini. Ora, non so se è chiara la faccenda, ma per evitare di continuare le indagini è stato architettato un imbroglio per far sì che quei poveri due genitori smettessero di ricercare i 5 figli scomparsi. Ci sarebbe molto da discutere su questa piccola storia all'interno del caso, dove si denota un evidente gesto di manipolazione delle indagini e a quanto sembra anche di scarsa voglia di lavoro. Per dovere di cronaca devo dirvi però che non è ancora finita qui. Negli anni successivi, i suggerimenti e i contatti continuano ad arrivare. George non si arrende ed è testardo. Per esempio, un giorno vede una foto di giornale di alcuni scolari a New York City ed è convinto che una di loro fosse sua figlia Betty. Per quell'occasione guida fino a Manhattan in cerca della bambina della foto, ma i suoi genitori si sono rifiutati di parlare con lui. Nell'agosto 1949, 4 anni dopo i fatti, i Sodder decidono di avviare una nuova ricerca sulla scena dell'incendio, portando un patologo di Washington DC, un uomo di nome Oscar B. Hunter. Lo scavo viene ulteriormente approfondito, portando alla luce diversi piccoli oggetti, come monete danneggiate, un dizionario in parte bruciato e diversi frammenti di vertebre. Il patologo, Hunter, invia le ossa allo Smithsonian Institution, il quale pubblica il seguente rapporto. Le ossa umane sono costituite da 4 vertebre lombari appartenenti a un individuo. Poiché i recessi trasversali sono fusi, l'età di questo individuo, alla morte, sarebbe di 16-17 anni. Il limite massimo di età dovrebbe essere circa 22 anni. Su questa base, le ossa mostrano una maggiore maturazione scheletrica di quanto ci si aspetterebbe da un ragazzo di 14 anni. È tuttavia possibile, anche se non probabile, che un ragazzo di 14 anni e mezzo mostri una maturazione ossea di uno di 16-17 anni. Le vertebre ritrovate non sono neanche state esposte al fuoco ed è molto strano che non siano state trovate altre ossa in quella presunta attenta nuova indagine, che è stata fatta nel seminterrato di quella casa maledetta. Ma di chi sono allora queste ossa? Si pensa che siano capitate lì a causa dei lavori fatti di recente dallo stesso George, il quale, trasportando il materiale necessario, aveva iniziato a seppellire tutto quello che rimaneva dell'abitazione per crearci un giardino commemorativo. Queste ultime scoperte pare abbiano scosso un po' gli animi, ma il caso viene decretato come senza speranza e viene addirittura chiuso. Un cartellone posto lungo la Route 16 da George e Jenny sventola per un bel tempo, fino ad ingiallirsi. I coniugi Sodder hanno fatto di tutto in questo caso, anche offrire una ricompensa di $5,000 in cambio di informazioni utili, poi aumentata a 10,000. Nel corso del tempo hanno ricevuto varie notizie sparse ed illusorie. Hanno addirittura ricevuto una lettera in cui si diceva che la figlia scomparsa più grande, ovvero Martha, si trovava in un convento. Un'altra pista è arrivata dal Texas. Qui, un cliente in un bar ha sentito per caso una conversazione incriminante su un incendio avvenuto la vigilia di Natale in West Virginia. Qualcuno in Florida ha poi affermato che i bambini potevano stare da un lontano parente di Jenny. Insomma, George viaggia per tutto il paese per indagare su ogni singola pista.
abbandonato dalle istituzioni e da tutti quanti. Ma ecco che, nel 1968, più di 20 anni dopo l'incendio, una delle tante presunte segnalazioni arriva in casa. Jenny, la madre, quel giorno, va a prendere la posta e trova una busta indirizzata solo a lei. La busta ha un timbro postale del Kentucky, ma non presenta l'indirizzo per la restituzione. Al suo interno c'è la foto di un uomo sulla ventina. Dietro la foto, una nota scritta a mano dice: Louis Sodder, amo il fratello Frankie. Ragazzi, A90, 132 o 35. Lei e George non possono negare la somiglianza con il loro Louis, che aveva 9 anni al momento dell'incendio. Al di là delle ovvie somiglianze, capelli ricci scuri e occhi castano scuro, presenta lo stesso naso e la stessa inclinazione verso l'alto del sopracciglio sinistro. Quasi sollevati da questa misteriosa notizia, ancora una volta decidono di assumere un investigatore privato e lo mandano in Kentucky. Ma anche qui sono costretta a dirvi che né di questo nuovo investigatore né di questo ragazzo molto simile al loro Louis si hanno più notizie. I coniugi Sodder pensano inevitabilmente al peggio. Forse hanno mandato a morire un investigatore e temono che se avessero pubblicato la lettera o il nome della città sul timbro postale, avrebbero potuto nuocere al figlio oppure a qualcun altro, dato che non hanno neanche più notizie dell'uomo che avevano ingaggiato. Comunque, in cuor loro, credono che quella foto apparsa così, all'improvviso, sia del loro Louis. Modificano il memoriale per includere l'immagine aggiornata di Louis e ne appendono una versione ingrandita sopra il loro cammino. George afferma a questo punto: il tempo sta per finire per noi, ma vogliamo soltanto sapere se sono morti nell'incendio. Vogliamo esserne convinti. Altrimenti, vogliamo soltanto sapere che cosa è accaduto ai nostri figli. George purtroppo ci ha lasciato un anno dopo questa dichiarazione, nel 1968, sperando ancora in una risoluzione del caso e non rivedendo mai i suoi ultimi 5 figli. Jenny, la moglie, è completamente traumatizzata dal tutto. In casa si tiene sempre protetta e veste solo di nero per restare in un lutto costante. Ed ha continuato così fino alla sua morte, nel 1989. Alla fine, il cartellone sulla Route 16 è caduto. I figli e i nipoti hanno continuato le indagini e hanno tutte teorie proprie riguardo a questo caso. Pensano che in tutto questo c'entri la mafia. Pensano che hanno cercato di estorcere denaro e che George, forse, avrebbe rifiutato. I 5 figli scomparsi, pensano gli altri, forse sono stati rapiti da qualcuno che conoscevano, qualcuno che ha fatto irruzione della porta d'ingresso inizialmente chiusa a chiave, ha parlato loro dell'incendio e si è offerto di portarli via in un posto sicuro. Potrebbero non essere sopravvissuti la notte. E se lo avessero fatto? E se avessero vissuto per decenni? E se ci fosse davvero Louis in quella foto? Purtroppo, mai nessuno è riuscito a scoprire tutto ciò. La più giovane e ultima figlia sopravvissuta dei Sodder, ovvero Silvia, non crede ancora che i suoi fratelli siano morti nell'incendio. Oramai settantenne, di tanto in tanto, visita siti web di investigazione criminale e interagisce con persone ancora interessate al mistero della sua famiglia. I suoi primi ricordi sono di quella notte, della notte del 1945, quando aveva appena 2 anni. Non dimenticherà mai la vista di suo padre sanguinante o la terribile sinfonia delle urla di tutti. E ora non è più vicina a capirne il motivo. Ci ha lasciati nel 2021. La famiglia è stata oramai decimata. E se finora non ci sono stati aggiornamenti, questo è perché siamo arrivati alla fine della triste storia della famiglia Sodder. Ad oggi, dei 5 figli scomparsi, non si sa assolutamente nulla. E questo è tutto per oggi, Freaks. Fatemi sapere che cosa ne avete pensato di questa storia e se la conoscevate. Come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per raggiungere la nostra community di Freaks. E con questo vi dico al prossimo video. Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino.
buona vita.